Ciao e benvenuto in Facile Sommelier, il programma che ti insegna tutto quasi ciò che ruota intorno al mondo del vino. Alzi la mano chi non ha avuto ospiti a cena e non si sia domandato quale vino avrebbe dovuto comprare per quella cena. O se magari andasse bene qualche bottiglia che era in casa da un po' di tempo, salvo poi aver paura di fare qualche figuraccia. Bene, in questo video ti insegneremo cosa devi sempre tenere in cantina o in casa per fare bella figura. E questo anche con un budget ridotto, non c'è bisogno di andare in enoteca se non te lo puoi permettere. Con poche decine di euro anche i migliori supermercati offrono una accurata selezione di vino ormai. Il primo vino da tenere sempre in casa o in cantina è un prosecco superiore DOCG o uno spumante metodo classico, la classica bollicina. Attenzione però al contenuto zuccherino, se avete bisogno di fare un aperitivo, una pasta con i frutti di mare è meglio un extra dry, se avete bisogno di fare un pesce alla griglia forse è meglio un brut. Per i piatti di pesce possiamo consigliarvi anche di tenere un vermentino ligure o un loco rotondo DOC. Un vino rosso leggero come un dolcetto d'alba per i carpacci di carne. Un vino rosso più strutturato come un Chianti Classico Riserva e sarà perfetto per le carni alla griglia. Un vino dolce come un passito di Pantelleria, ricordatevi che normalmente viene venduto nelle mezze bottiglie da 0,375. Un distillato come una vodka o un liquore come un limoncello. Ecco la vostra cantina perfetta. Ci vediamo nel prossimo video su Facile Sommelier.